chiaro che questa era una partita molto difficile, l'aveva anche detto all'inizio nella conferenza stampa pre-partita. Dopo essere passati in vantaggio c'è stata una gestione del risultato che è stata buona, a mio avviso, fino alla metà del secondo tempo. Poi i falli di squadra, quelli sono stati pesantissimi. Qual è la sua disamina di questa partita? Ma credo che la squadra ha fatto il massimo. Ha fatto il massimo perché, come dici tu, è vero che negli ultimi 10 minuti siamo calati, però purtroppo il roster del caos è un roster molto profondo. Chiaramente noi siamo andati un pochino in deficit proprio di ossigeno, non riuscivamo più a essere tanto intensi come abbiamo fatto per 3/4 di gara. Poi abbiamo perso anche Ugo per un mezzo stiramento, diciamo, e ha provato a rientrare ma non ce l'ha fatta, quindi è normale che negli ultimi 10 minuti con squadre di questo tipo, con un roster profondissimo, è chiaro che la nostra squadra cala. Però eravamo riusciti a portare la partita tranquillamente anche alla fine, perché forse è vero, negli ultimi 10 minuti abbiamo subito soltanto il palo, diciamo, di Ercolessi, per il resto abbiamo rischiato pochissimo. Quindi poi purtroppo i falli di squadra e questo sesto fallo chiaramente ha spezzato l'equilibrio a favore del caos. La formazione del caos a Ferrara aveva due assenze importanti, erano quelle di Nora e di Cacà, ma anche Latina aveva un'assenza pesantissima, perché a questo Latina, se togli i Battistoni in una gara così importante con una squadra così forte come lei ha detto, questo può diventare determinante. Sì, però il caos è normale avendo due tribune, quindi sono scelte tecniche, no? Tiri fuori un giocatore e ne metti dentro un altro, quindi alla fine le assenze, se c'era Cacà magari stava fuori Fernandao o Saad, un altro giocatore, quindi alla fine questo fa poco la differenza. Niente, è inutile parlare degli assenti perché è chiaro che sappiamo che c'è stato un giocatore importante per noi, però noi abbiamo fatto la nostra partita, chi l'ha sostituito come Jacopo ha fatto una grandissima partita, lui è un giocatore giovanissimo, di grande prospettiva, quindi bisogna soltanto applaudirlo per quello che ha fatto. No? Niente, alla fine va bene così. L'assenza di Battistoni, per quale motivo mister non è stato della partita? Ma l'assenza di Battistoni perché purtroppo lui ha avuto una forma allergica e ha dovuto per forza, perché se no non riusciva a stare in piedi, prendere un cortisone. Purtroppo la commissione disciplinare dell'antidoping ha rigettato la nostra richiesta dopo la nostra, diciamo, documentazione per questo farmaco, e quindi purtroppo non potevamo rischiare di farlo giocare, perché comunque era sotto, diciamo, questo farmaco, diciamo. Un'altra domanda che è stata sicuramente una delle domande che ci siamo fatti, come ha detto a voi, abbiamo visto un Maina che tante volte abbiamo esaltato per le sue giocate che sono state spesso decisive. Stasera ci sono state due situazioni in cui probabilmente i suoi errori sono stati carissimo. Lei pensa che è stata una serata storta o sta attraversando un momento di forma non particolarmente brillante? Se sì, per quale motivo? No, ma assolutamente, cioè, se ti riferisci all'errore del primo gol, ci sta, lui ha provato un dribbling, quante volte con un suo dribbling chiaramente si crea la superiorità numerica. Anche il gol dell'1-0 loro, nostro, è stato comunque un mezzo errore del caos, quindi in queste partite purtroppo gli episodi, i piccoli errori, una partita così equilibrata, basta un piccolo errore, se ti riferisci al sesto fallo, non si può dare spezzare una partita a un minuto e mezzo dalla fine per un fallo del genere. Cioè, secondo me il fallo, se devi fischiarlo, che deve essere netto o da una parte o dall'altra, perché è chiaro che poi un giocatore non può neanche appoggiarsi, poi l'ha fischiato e magari siamo stati anche stupidi noi, no? Perché sapendo che l'arbitro avrebbe fischiato il fallo, Maina non doveva neanche appoggiare un dito sulla spalla dell'avversario. Siamo stati stupidi noi, diciamo così. Ultima domanda, almeno per quel che mi riguarda, dopo una sconfitta così dolorosa, perché è arrivata in maniera, a questo punto possiamo dire anche imprevista, perché sembrava ormai configurarsi la possibilità di portare a casa un punto che era preziosissimo, da cosa si riparte? No, ma anzi, è proprio perché è dolorosa proprio perché abbiamo fatto una grande partita e vediamo che la squadra è una squadra che ormai lo dimostra partita per partita, sta lottando anche con le squadre che dovranno lottarsi lo scudetto, no? Io credo che il caos arriva fino in fondo per giocarsi almeno una semifinale o una finale scudetto, quindi è chiaro che il rammarico è tantissimo, perché proprio dopo aver offerto questa prestazione non fare neanche un punto, no, è chiaro che ci rende tristi, no? Però proprio per questo fatto sappiamo che la squadra continua a giocare alla pari con tutti, subiamo pochissimo, siamo
una delle migliori difese del campionato, quindi non dobbiamo ripartire proprio dalla prestazione. Magari la prossima volta con una grande squadra il tiro libero lo abbiamo a favore, quindi magari vinciamo noi 2-1. Quindi sappiamo che sono episodi che poi determinano la partita, soprattutto a questo livello, quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma chiaramente vedremo dove abbiamo sbagliato, qualche errore che abbiamo fatto in fase difensiva, anche che credo che il primo tempo abbiamo subito veramente 2-3 tiri in porta tutta la partita, quindi e subire 2-3 tiri in porta contro il miglior attacco del campionato non è facile. Siamo con il presidente Gianluca Lastazza. Allora Gianluca, una partita che sicuramente lascia molto amaro in bocca, c'era un palazzetto gremito, tanto entusiasmo, tanta passione, la fine è passata in vantaggio, era una gara molto molto complicata, molto difficile, ci sono stati però diversi errori, probabilmente non soltanto da parte individuale della sua squadra, anche in direzione arbitrale sicuramente non ha lasciato contenti, perché è stato fischiato un fallo a Maina che probabilmente non c'era. Qual è la tua analisi, quali sono le tue sensazioni? Beh, l'analisi è sicuramente una squadra che ha tenuto testa, anzi per certi versi ha creato forse anche di più del caos, a detta di tutti la squadra forse insieme al Pescara creata per vincere questo scudetto. Rimane la mano in bocca perché veramente si è decisa una gara su un fallo veniale, secondo me un arbitro un po' più di polso avrebbe sicuramente sorvolato. Di fatto poi quell'errore, chiamiamolo quell'ingenuità, perché veramente è stato un contatto lievissimo, accentuato dalla caduta del giocatore, l'arbitro non so se è caduto in inganno, se si è fatto un po' influenzare da forse un fallo prima che non c'era per loro, per noi, però fondamentalmente quello che mi rimane è la prestazione è stata una prestazione positiva, la squadra che ha comunque, nonostante per noi un'assenza importantissima, quella di Battistoni, ha tenuto testa, ripeto, a una squadra come il Caos. Io penso che tutti possano dire oggi che Latina non è stato sicuramente inferiore al Caos. Ovviamente il rimpianto maggiore è non aver potuto dare la soddisfazione a tutti quelli che sono venuti al Palabianchini, oggi vedere per l'ennesima volta questa risposta di pubblico fa dispiacere. In ogni caso rimane finora lo splendido inizio di stagione, il migliore degli ultimi 3 anni, tante note positive, sicuramente questa è una battuta d'arresto che può creare magari qualche tipo di conseguenza negativa. Io faccio la stessa domanda che ho fatto all'allenatore Basile, da cosa si riparte dopo questa battuta d'arresto? Si riparte dalla prestazione, io sono convinto che dobbiamo puntare ai piani alti, se cominciamo a pensare che questa sconfitta è un ridimensionamento non cresciamo di testa, se invece i ragazzi ripartono dalla prestazione, la consapevolezza oggi veramente di aver fatto una grande gara, di essere una grande squadra, dobbiamo ripartire con la convinzione giusta e non pensare a questa sconfitta più di tanto. È un campionato dove affrontare squadre come queste ci può anche stare una sconfitta, non voglio atteggiamenti di remissione, di piagnistei, cioè una sconfitta si riparte e dobbiamo essere convinti che la prestazione abbiamo fatto, una grande prestazione, da lì dobbiamo ripartire perché non ha senso piangerci addosso, non dobbiamo farlo e dobbiamo ripartire col piede giusto, andare a Genzano per cercare la vittoria a tutti i costi, se non abbiamo questa mentalità non riusciamo mai a fare quel salto di qualità, abbiamo dimostrato che possiamo farlo e dobbiamo partire da quello.